Benvenuti cari amici alla seconda parte del video che abbiamo dedicato a questa interessantissima intervista a Chris Bledsoe da parte del dottor Michelow. Voi che non avete seguito la prima parte, metterò il link qua sotto in descrizione per farvi andare direttamente alla prima parte di questa straordinaria intervista, veramente molto interessante, fatta a Chris Bledso. Ho spiegato nella prima parte del video chi è e perché è così interessante questa intervista che il dottor Mishlow, che ha un canale molto seguito su, su YouTube, gli ha fatto. Io riprendo dal punto in cui mi sono interrotta nella prima parte. Parla Chris Bledsoe e dice: Loro davvero non sanno cosa sia, molto più di quanto non sappiamo io e te. E come dice John Alexander: Stanno comunicando, ma ci servirebbe una pietra di rosetta, giusto? E noi non l'abbiamo. E il dottor Mischlow risponde. Molte persone hanno supposto che fenomeni di questo genere debbano essere diabolici, anche se sono spirituali non sono comunque positivi. Ti sei imbattuto in qualcosa del genere? Mai, dottor Miselow. Dai 16 anni dal gennaio 2007 stavo soffrendo di malattie, stavo perdendo tutto ciò che avevo e non riuscivo più a sostenere la mia famiglia. Quindi ero in uno stato mentale in cui gridavo al cielo e poi queste grandi sfere di fuoco sono apparse, ci hanno spaventato, hanno spaventato me e la mia famiglia. Ma una volta che il governo ha iniziato a interessarsi nel 2008, diverse persone sono arrivate. E durante tutto questo tempo ci siamo resi conto che non volevano farci del male e che tutti volevano sapere cosa fossero. In realtà. Ho evitato le conferenze su UFO e di andare in quei posti perché alcuni ragazzi della NASA me l'hanno chiesto dicendomi non vogliamo che tu venga contaminato dalle esperienze altrui, tieni la tua esperienza per te stesso, noi vogliamo studiarla nella sua forma più pura. Ecco come è iniziato con diverse persone del governo e così siamo diventati amici. Sono stato privilegiato a conoscere cose in anticipo rispetto ad altre persone che non ne erano al corrente. Sono stato in luoghi di cui sono onorato di essere stato, controllo missioni, le stanze dell'equipaggio degli astronauti. Posso girare per la NASA come se fosse un grande parco giochi e camminare fra le loro macchine, e loro mi accolgono sempre. A braccia aperte sono stato a raduni incredibili a Washington D.C., come il bar mitzvah di Brandon, che è stata la cosa più bella. Non ero mai stato in un bar Mitzvah ed è stato il momento clou della mia vita, credo, essere lì e vivere tutte queste persone meravigliose che ballavano, si divertivano ed era molto cameratesco. È stata una benedizione, questa cosa si è rivelata così per me. Non è sempre stata una benedizione, ma poi alla fine si è rivelata tale. Ma Chris, continui a fare riferimento all'amore, a quanto la tua famiglia si avvicina alle famiglie delle persone con cui hai avuto a che fare nel governo e con cui stai lavorando. È molto raro sentire la parola amore utilizzata in relazione con i funzionari governativi. «Sì, è vero, dottor Mishlove, e credeteci o no, il dottor Hal Povenmire è stato il primo a venire a casa nostra nel 2008, è venuto nel giugno, per 11 anni è venuto a casa nostra per il ringraziamento, lui e sua moglie Katie, ma è caduto, aveva 80 anni ed è caduto in coma e non si è mai più svegliato, ma quell'uomo è venuto e ci ha detto «sono venuto per screditarti». Non lo sapevamo per i primi due o tre anni, avevo paura di lui e di tutte le voci su di lui, ma alla fine poi è diventato un amico, era una grande persona. I miei figli lo adoravano, portava grandi borse con tutti i tipi di reperti, da tech titi a un dente di tigre dai denti a sciabola, a un dente di mammut lanoso. Tutti i miei figli, quando sapevano che Al sarebbe venuto, invitavano tutti i loro amici della scuola elementare e lui si sediva in mezzo a loro. È venuto a trovarmi, ma è stato in cucina con tutti i bambini per tutto il tempo. Ha reso tutti i loro compleanni felici. Ha partecipato alle lauree universitarie di mia figlia, ai suoi recital di pianoforte. Viene con 13 ore di macchina perché dalla Florida per arrivare da me impiega tanto. Questa è stata la mia esperienza con il governo. È totalmente opposto a ciò che la gente penserebbe. Sì, Chris, molte persone non hanno nient'altro che cose negative da dire sul governo, quindi trovo molto interessante che tu abbia un cuore così aperto e che loro rispondano in questo modo. Sì, signor Mishlo, sicuramente lo fanno. Se non fosse per loro, alcuni di questi ragazzi potrei non avere una famiglia così unita come ce l'ho oggi, perché hanno portato molta guarigione a noi come gruppo familiare. Ci ha davvero fatto avvicinare come famiglia, perché stavamo venendo ostracizzati. Ci ha fatto sentire come se avessimo qualcuno che potevamo chiamare se ci fossero stati dei problemi. Sono sempre stati lì. Se qualcuno era sgradevole con noi, faceva una telefonata e allora loro ci rassicuravano, tranquillo, nessuno ti disturberà. Chris, io so che tuo figlio, se ricordo correttamente, porta anche il tuo nome. Era lì al primo incontro ed era terrorizzato. Sì, è vero. E sai, ho sentito molti ragazzi del governo parlare con lui e dire, sai, sei una persona coraggiosa, sei una delle poche persone di cui abbiamo mai sentito parlare che ha avuto un incontro faccia a faccia con questi esseri e non ha avuto i ricordi cancellati. Ti ricordi di tutto. «Stava succedendo in tempo reale. Oh, ci sono volute molte persone. È stata una grande cosa. Dai ragazzi della NASA alla CIA sono venuti ad aiutare mio figlio. Quando aveva 17 anni e stava lottando e aveva paura di morire e eh, non voleva sdraiarsi nel letto, saltava su e correva a letto con sua madre e con me. A 17 anni era così spaventato. Tutto questo l'ha davvero colpito». Chris, se ricordo correttamente la storia, tu eri lì nella prima occasione in cui stavate pescando presso il fiume Cape Fear. Durante il periodo in cui hai vissuto quattro ore di tempo perso, è uscito a cercarti tuo figlio e alla fine ha incontrato queste sfere e questi esseri che sembravano emergere dalle sfere e si è nascosto tra i cespugli. Li stava osservando per tutto il tempo, ma loro lo hanno immobilizzato. Questi esseri, se, se ricordo correttamente, assomigliavano a figure di ombra, con grandi occhi rossi, luminosi. Sì, è vero, se si può immaginare, sembrano qualcosa di traslucido, una figura completa di un essere che ha la capacità di regolare la luminosità come una lampadina possono brillare molto intensamente, appena o appena puoi vederli, se loro vogliono diminuire la loro eh, luminosità. Ma quando si sono avvicinati a lui, ero stato via un'ora o più e lui allora ha iniziato a cercarmi. Alla fine due ore dopo non è tornato al fuoco dove gli altri erano radunati ed avevano cominciato a cercarmi. Eravamo in quattro, uno stava seduto vicino al fuoco, due hanno preso il mio camion e Chris Jr., mio figlio, è andato a piedi nella foresta e loro l'hanno perso. Quando sono tornato al fuoco, quattro ore dopo, ho detto, dov'è mio figlio? Perché non c'era con loro e non stavano più pescando, erano solo lì, in piedi. Ero incredulo e loro erano senza parole perché avevano perso me e mio figlio. Hanno detto non lo sappiamo, è sparito da due ore, ti stavamo cercando, te e lui. E così sono andato dritto verso di lui, non sono rimasto più di un minuto a parlare con gli altri, sono entrato nella foresta chiamandolo. Ciò che era successo è che, senza dilungarmi, nei due anni scorsi sono state scattate molte, molte foto con il cellulare, migliaia di foto di questi orb con persone al loro interno, o cani al loro interno, altri animali all'interno di queste sfere di luce. Chris, ti hanno dato qualche indicazione del motivo per cui la comunicazione si è aperta così tanto proprio ora? Inoltre, hanno parlato del futuro in qualche modo? Sai, questa cosa è incredibile perché nel 2019, dal 2012 al 2019, non troverai molto di me nei media mainstream, nel pubblico. Stavo affrontando l'artrite reumatoide, dovevo trasferirmi e stavo molto male. È stato verso la fine del 2019 quando è iniziato di nuovo tutto quando esco dalla mia piccola cabina il lunedì di Pasqua del 2019 e un'orba esce dal cielo e si posa sopra il mio stagno ed è rimasto lì per mezz'ora a una distanza di circa 8 metri l'ho filmato per 18 minuti dopo che se n'è andato mi sono alzato e mi sentivo così esausto e svuotato che sono collassato sul mio letto avresti pensato che avrei potuto dirlo al mondo ma... Questa cosa ha avuto questo effetto straniante su di me, quindi sono entrato e sono andato a letto. La mattina dopo mi sono alzato ed è stato come, oddio mio, devi dire al mondo cosa è appena successo. Quindi ho iniziato immediatamente a fare un podcast e ne ho fatti circa dieci in quell'anno. Ma ciò che l'orb, cioè questo essere, mi ha detto è stato. Sta accadendo un problema, devi dire a tutti di fare provviste e di chiudere le porte per un po' perché sta arrivando un guaio. Beh, doveva essere proprio il COVID, che è poi è arrivato nel 2020. Me lo hanno detto nel 2019. E poi ha detto, cominceremo a comparire in tutto il mondo più spesso perché vogliamo che il mondo sappia che siamo qui, ti aiuteremo con telecamere e testimoni e ci faremo registrare per condividere con il pubblico. E poi immediatamente è partito a tutta velocità. Da quel momento fino ad ora è semplicemente incredibile la quantità di interazione che è avvenuta da allora e che sta crescendo ogni giorno. Chris, ma tu hai un nome per questi esseri o li chiami semplicemente Orb? Beh, per me sono una sorta di esseri angelici, esseri celestiali, ma che significa poi? Cosa significa? Non voglio usare un versetto della Bibbia vecchio di duemila anni, ma penso davvero che stiano parlando della stessa cosa che vediamo qui oggi. Ma cos'è? Non lo so, so solo che è di tipo spirituale. Ha una grande potenza, una potenza inconcepibile e conosce i nostri pensieri, sa cosa stai per dire prima che lo dici. Io non lo so, non lo so, spero solo che riusciamo a capirlo finché sono ancora vivo, ma penso che si presenterà forse in qualche modo più grande. Io so che hai avuto alcune interazioni con Diana Walsh-Pasulka, che è una studiosa di religione che afferma che le tue esperienze sono abbastanza coerenti con antiche descrizioni di esseri angelici. Sì, è vero, in effetti se leggi Daniele 10 dove parla del suo incontro con un angelo, l'ho descritto nello stesso modo. Il suo corpo sembrava vetro all'esterno, aveva occhi rossi che brillavano. Daniele dice la stessa cosa, il suo corpo brillava come topazio, così lucente e brillante, e i suoi occhi erano come fuoco, fuoco rosso. Quindi è la stessa cosa? Io sospetto che sia la stessa cosa, ma ancora una volta cos'è? Cos'è? Cris, eh, certamente questo suggerisce che la porta tra la nostra dimensione e la loro dimensione si sta aprendo. Cosa ne pensi? Sì, sicuramente è così. Alcuni dei video che ti ho inviato questa settimana, ne ho girati 40 simili negli ultimi due anni, ben 40. E lì puoi vedermi girare la telecamera in una direzione e dire... Posso riprenderti? E immediatamente questo orb lampeggia e vola fuori sulla mia testa. E così via. Sta sicuramente comunicando cento volte di più che due anni fa. Sì, Chris, credo che stia aumentando. Eppure sembra essere centrato su di te personalmente. Non è come se si stesse diffondendo in tutto il Nord Carolina. Sì, è vero, non importa nemmeno dove vado, se sono a Las Vegas o in California, appaiono allo stesso modo. Un'altra cosa incredibile di cui scrivo nel libro che è che ha avuto un grande successo nel chiedere di apparire in tempo reale in altre località e lo fanno in una frazione di secondo sopra Washington DC. Ho un amico lì con una telecamera che aspetta e improvvisamente ecco che quest'orb appare proprio sopra di lui. Mi è successo in Spagna, in North Carolina, a Houston, in Texas, persone a terra con attrezzature fotografiche e improvvisamente appare sopra di me e sopra di loro allo stesso tempo. Tutto questo, Chris, è molto interessante. Penso che sia meraviglioso che tu stia combinando una sensibilità religiosa molto profonda su questo, e al contempo una volontà di lavorare con gli scienziati. Sì, è vero, penso che questa sia la cosa migliore di sempre. Dobbiamo capirla. Sono nel mezzo, giusto? Gli piaccio per qualche motivo e penso che il mondo debba esaminarlo finché abbiamo la possibilità di farlo. Potrebbe finire domani questo fenomeno, ma io non penso che sarà così. Penso invece che diventerà molto più grande questo fenomeno. Beh, Chris Bledso, è stato un onore stare con te. Sono molto interessato a seguire il tuo lavoro e spero che avremo l'opportunità di continuare la nostra conversazione. Oh certo, dottor Mislow, avrai sempre questa possibilità. Quando vuoi io sono qui per te. Spero che possiamo incontrarci in qualche momento e magari vivere insieme questo fenomeno. Sarebbe davvero incredibile. Oh certo, Chris, mi piacerebbe molto. Grazie mille per essere stato con me oggi. Grazie a te, Mishlow, per avermi invitato. Sai, sono tuo fan da anni ed è come il più grande onore essere qui. Quindi ti ringrazio è un onore per me Chris poterti presentare al pubblico e per coloro che ci stanno ascoltando o guardando grazie per essere stati con noi e così cari amici si conclude questa bellissima intervista con Chris Bledsoe che ci mette al corrente di, una, di un fenomeno veramente nuovo e molto interessante e vi dico che se troverò altre informazioni altri aggiornamenti su questa vicenda Ve me ne metterò al corrente. Date un like al video, grazie per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo video.